dai, via. Dobbiamo parlare. Vai. Chiudo, domanda sorpresa che arriva. A bruciapelo, va benissimo. Buongiorno, professore. Stiamo qui a Marina Grande. Un'altra occasione per Sorrento per farsi un po' di promozione anche all'estero. Cioè abbiamo l'assessore Mario che ci parlerà un po' di queste iniziative, del premio Caruso, di quello che sono i programmi di questa stagione turistica. Beh, buongiorno a tutti, stiamo al premio Caruso, è la manifestazione la più importante della nostra amministrazione, in quanto è un evento di grande promozione turistica, ma soprattutto del rilancio del nostro territorio. Il premio Caruso, diciamo, lo sappiamo bene un pochettino tutti, sta a premiare la musica italiana nel mondo. Abbiamo avuto grandi nomi, grandi premiati negli anni, dal maestro Lucio Dalla a Bocelli, un pochettino tutti. Quest'anno abbiamo il maestro Riccardo Cocciante che sarà premiato, una voce internazionale e soprattutto che ha saputo rilanciare un pochettino quello che è un discorso teatrale con il musical, il Notre Dame di Parigi, quindi grandi successi, che sarà qua a Sorrento. Si sposano tradizioni storiche, artistiche della Sorrento, della bella Sorrento, della vecchia Sorrento, con artisti. Noi sì, sarà una serata dedicata soprattutto a un discorso musicale, artistico, toccando le varie città italiane e del mondo. Soprattutto per la prima volta abbiamo anche un artista russo che sarà qua presente, il giovane tenore emergente che arriva direttamente da San Pietroburgo. Come si chiama questo tenore? Il nome in questo momento ci sfugge, però si lega un po' a quelli che sono si lega. I nostri nuovi amici, questa famosa finestra che da tempo stiamo parlando di questi mercati turistici nuovi dove l'attenzione c'è, ma soprattutto perché la nostra terra ha dato, diciamo, ospitato in passato grandi nomi della letteratura. E il nome di questo artista ha fatto sì che questi giorni sono arrivate varie mail sia a noi come assessorato che alla produzione RAI di persone per venire a seguire lo spettacolo, quindi trascorrere una settimana a Sorrento per legata alla cultura, quindi, che c'è, quindi un'attenzione sul nostro territorio c'è dalla Russia e quindi questo mercato che stiamo tutti quanti aspettando. Quindi una ripartenza. È una ripartenza. Una finestra sul mondo.